Ha preso il via in Piazzale Verdi la campagna di screening gratuito per contrastare la diffusione del coronavirus. Due gazebo di fronte alla cavallerizza, dove studenti, personale scolastico e i loro familiari per tutta la settimana potranno sottoporsi in maniera gratuita al tampone antigenico rapido. È il risultato dell'alleanza stretta tra farmacie del centro di Lucca per offrire un servizio rapido, anche alla luce del fatto che dall'inizio della terza ondata sono state diverse le positività riscontrate con l'effettuazione dei tamponi nelle farmacie. Per fortuna qui al tendone la gran parte sono stati negativi. Diciamo che all'inizio della terza ondata invece in farmacia qui al tendone abbiamo riscontrato diverse positività e mandato a casa diverse persone. Una partenza a rilento per ora, che ha visto l'affluenza di pochi giovani. Per questo i farmacisti lanciano un appello alla cittadinanza sull'importanza di intensificare l'adesione alla campagna di screening. Finora sui test effettuati sono state riscontrate poche positività. Le adesioni sono state tante, la dottoressa Pulina ci ha parlato di 130 famiglie che hanno aderito più il personale scolastico. Diciamo che inizialmente la mattina c'è qualche difficoltà in più, perché le mamme giustamente appena portano i bambini a scuola molto spesso devono scappare via, però speriamo, approfitto ancora di questa telecamera per ricordare che gli appuntamenti sono fino al 7 maggio, dalle 8 alle 10 tutte le mattine e dalle 16 alle 18 tutti i pomeriggi.